Ciao Canel Bullar, come state? Non voglio rubarvi troppo tempo perché voglio lasciarvi subito al video, ma questo è un video molto speciale perché è il video per festeggiare i 2000 iscritti e quindi volevo spendere due parole per ringraziarvi di cuore per insomma, aver raggiunto questo traguardo insieme a me. Per festeggiare i 2000 iscritti avevo fatto un sondaggio un po' di tempo fa per chiedere a voi cosa avreste preferito vedere e avete votato per il roleplay parrucchiera, quello che vedrete appunto in questo video. E ho scelto questa tipologia di video non a caso perché il roleplay parrucchiera è stato il primissimo roleplay che ho girato qui sul mio canale perché all'epoca ero veramente in fissa con quella tipologia di video. Credo di aver guardato tutte le versioni possibili e immaginabili qui su YouTube, italiane, straniere, di tutto. E quindi quando ho aperto il canale non ho avuto dubbi e il mio primo roleplay è stato quello. A rivederlo ora mi fa anche un po' tenerezza e per cui ho pensato, non lo so, di festeggiare riproponendo il primo roleplay che ho fatto, ovviamente con qualche differenza e con la consapevolezza che ora siamo un bel po'. Quindi grazie per essere sempre qui per commentare, per mandarmi messaggi e sostenermi. È veramente bellissimo tutto questo perché mai avrei pensato di aprire un canale e quando poi l'ho aperto, non lo so, mi chiedevo come andrà. Sarò brava, non sarò brava, piacerò, non piacerò, ma soprattutto aiuterò le persone a rilassarsi, a dormire, anche magari solo a distrarsi un po'. Per ora direi che non è andata male. Quindi non vi rubo altro tempo. Vi lascio il video che spero vi piacerà. E grazie. Di un sacco i capelli, vediamo, sono sempre bellissimi. Allora, cosa ti porta qui? Vuoi fare qualcosa, cambiare un po' look? Sì, dimmi tutto. Ok. E per quanto riguarda il taglio? Vuoi fare qualcosa? Cioè, nel senso, vuoi tagliare, vuoi lasciare così? Va bene. Ok, allora magari diamo una spuntatina. Sì, allora, dunque, se ho capito bene, vorresti qualche riflesso, non troppo acceso, ma che comunque si veda, di rosso, giusto? Ok, non puoi rovinarli. Senti, ma tu hai mai fatto l'ennè? Sì, perché sai che c'è l'ennè rosso, nero o neutro, quindi che non altera il colore, ma va solo a nutrire. Perché se tu non vuoi danneggiare il tuo capello, e purtroppo le tinte, per quanto si possano scegliere quelle senza questo, senza quell'altro, un minimo vanno sempre a danneggiare. Io potrei mischiare un po' di henné rosso a dell'henné neutro in modo tale che si creino proprio questi riflessi, però senza che diventi troppo acceso. Cosa ne pensi?
In questo modo andremo anche a nutrire il tuo capello. Sì, comunque in base a quello che tu mi dici io capisco quanto dosare il rosso. Quindi cosa vuoi? Magari un riflesso che si veda al sole o comunque un qualcosa di un pochettino più forte? Va bene, ok, ho capito. Dai, facciamo così allora. Sì, penso che potrebbe essere un'ottima soluzione. Facciamo così, preparo subito il colore. Qui ho la mia ciotolina, sai che è meglio farlo, cioè preparare il composto in una ciotola o di vetro o di ceramica, non di plastica. Ok, quindi ho qui la mia ciotolina, preparo subito il colore, così lo lasciamo riposare un attimo, nel frattempo poi ti pettino così togliamo tutti i nodi. Tu adesso lo vedrai verde, lo mischio con un po' di acqua a temperatura ambiente. Vado sempre con molta cautela, meglio metterne poca e poi aggiungerla che averne messa troppa e poi non sapere più come fare. Prendo il mio pennellino. Sì, così poi nel mentre che ti pettino il colore si insomma riposa un attimo e si prepara. Ok. Oh, la consistenza è noi lasciamo riposare qui il nostro colore e inizio a pettinarti un pochettino, così poi non ci sono nodi, il colore può prendere bene su tutto il capello. Uso la mia affidabilissima bene anche le lunghezze.
avanti. A questo punto lasciamo l'ennè in posa e poi sciacquiamo. Ok, eccoci qui. Fammi vedere. Sì, è bello asciutto, ha preso bene. Allora, a questo punto io ti faccio accomodare al lavatesta. Ti chiedo, vuoi una mascherina in modo tale da coprire gli occhi? Magari rilassarti mentre ti lavo i capelli. Ok, allora accomodiamoci e procediamo. Sei comoda? Bene. Allora adesso apro l'acqua, ti sciacquo i capelli e dimmi se va bene o è troppo calda, troppo fredda, vuoi che la prendo lo shampoo,
Siamo bene. Mi dicevi che in realtà tu vuoi far crescere i capelli. Ok, però magari diamo una piccola spuntatina alle punte, giusto per togliere quel centimetro, 2 centimetri di doppie punte o capelli un po' rovinati. In realtà vedo che non ce ne sono tanti perché hai un bel capello spesso, bello resistente e forte, però qualcosina c'è, quindi magari andiamo a togliere quella parte lì e poi risistemiamo un po' il ciuffetto che ha un po' perso la sua forma e gli ridiamo forma. Facciamo così e poi basta, non facciamo altro così, insomma, togliendo la parte rovinata. Lasciamo solo un bel capello forte che continuerà a crescere. Ti do un'altra lieve spazzolata. Proseguiamo sulle lunghezze, così lo facciamo combaciare poi scalando. Lieve, lieve. Anche già da bagnati, questo punto passiamo all'asciugatura. Come vuoi la piega? Mossa, riccia, liscia. Piega, diciamo tendenti al liscio e poi sulle punte. Magari andiamo ad arricciarle un po' con la piastra.
fammi sentire. Ok, sono perfettamente asciutti. Allora vado a prendere la piastra, così ti arricci un pochettino le punte. Ok. Aspettiamo un attimo che si riscaldi, ma comunque ci mette meno di un minuto, quindi non dovremmo. Comunque sentirai anche nei prossimi giorni i capelli molto soffici e nutriti, perché comunque l'henné va davvero a nutrire tantissimo il capello, è una cura naturale per i capelli incredibile. Ok, la piastra è pronta. È venuto benissimo, la piega anche. Abbiamo mantenuto comunque la tua lunghezza. Cosa ne dici? Sei contento? Male. Allora, grazie per essere passata di nuovo qui. E torna quando vuoi, non aspettare troppo tempo, che siamo sempre felici.